Un caro saluto da Mario Giuliacci. Ancora un aggiornamento sul tempo che farà in questo fine settimana e nella prossima settimana. Fine settimana è confermato l'arrivo della perturbazione atlantica che porterà appunto sabato delle piogge su Piemonte, Emilia, Toscana, Umbria e Marche, domenica ancora piogge su Emilia, Veneto, regioni centrali, Campania, isole, piogge che saranno forti sull'Emilia. Prossima settimana. Bene, una grande novità si afferma sull'Europa il cosiddetto pattern scandinavo, ossia una struttura barica caratterizzata da un'alta pressione centrata tra l'Inghilterra e la Scandinavia e da due vortici di bassa pressione, uno sul Medio Atlantico e un altro sulla Russia. Il vortice sulla Russia, molto freddo, ovviamente si allungherà a partire da lunedì fino all'Italia, portando intense e fredde correnti da Balcani verso l'Italia tra lunedì e giovedì. Massima intensità del freddo tra martedì e mercoledì. Piogge tra lunedì e giovedì su quasi tutta l'Italia. Poi ci saranno anche nevicate nella giornata di martedì, di mercoledì. Martedì fino a quote molto basse sulle Alpi e addirittura possibilità di qualche nevicata anche in pianura sul Piemonte, ovest della Lombardia. Mercoledì ancora nevicate fino a quote molto basse al nord, con probabile nevicate fino in pianura sull'Emilia e comunque nevicate fino a quote molto basse tra martedì e mercoledì sull'Appennino centrale. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno, diciamo, ovviamente in forte calo tra lunedì e soprattutto martedì, molto freddo, dicevo, martedì e mercoledì, con temperature al di sotto della media, quindi su tutto il centro-nord, mentre il calo delle temperature, il freddo, non raggiungerà l'estrema regione meridionale. Attenzione però, venerdì, secondo i modelli, arriverà sempre con il pattern scandinavo il vortice di bassa pressione sull'Atlantico. Il vortice di bassa pressione sull'Atlantico si allungherà fino al Mediterraneo, portando a un probabile peggioramento tra venerdì e sabato di nuovo su tutta l'Italia. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliacci.